è una specie di conference call. Se parla, si ricorderà di alcune emozioni, farà attività di pianificazione. Le donne attivano tutto il cervello soltanto per iniziare a parlare, soprattutto se ci sono delle emozioni in ballo. Ma come mai hai messo quel bicchiere nel lavandino? Non ci credo, come hai potuto? Che cosa fa la donna? La donna ha stabilito migliaia di connessioni fra i ricordi emotivi e l'area che attiva il discorso. Ci sono molte, molte più connessioni attive nel cervello delle donne. Sono come delle autostrade. Quando una donna prova un'emozione deve parlare, invece per l'uomo bisogna andare sempre sull'autostrada, ma pagare un pedaggio, fermarsi allo stop, andare su un'altra strada per poi ripensare, farà ancora un'altra pianificazione e si dice cosa succederà se apro la bocca e si dirà no, poi inizierà un discorso infinito, meglio stare zitti, ecco cosa pensa l'uomo. E così attiva nuovamente la zona dell'ascolto e poi l'uomo è confuso perché nel frattempo la donna ha iniziato a parlare di tutt'altra cosa. Le donne oggi si adattano a questa società e non si rendono conto di come non producono più ossitocina. Ora, per produrre ossitocina, uno dei metodi più importanti è parlare dei problemi per le donne. Quindi l'uomo ascolta la donna che gli parla di problemi, aumenta il livello di ossitocina nella donna, ma mentre lui ascolta cosa succede? Lui deve risolverli, lui ha quella modalità, lui deve risolvere i problemi e se lui non li risolve non aumenta il suo testosterone, quindi c'è un conflitto tra l'uomo e la donna oggi. Lei concepisce i problemi, per ridurre il suo stress lei deve parlare dei problemi, la donna che parla dei suoi problemi vede un aumento dell'ossitocina. Per esempio, due donne escono e vanno fuori a pranzo. E c'è questo bel ristorante, vanno al ristorante, costa un po' di più, ma che bello, dai, andiamo a pranzo assieme. Stanno esplorando una nuova esperienza, una bella esperienza, due donne che vanno a pranzo in un bel ristorante. Ordinano, per esempio, dei fagioli e la donna dice questi fagioli sono così salati e l'altra dice sì, è vero, guarda, mamma mia, ci fanno pagare tutti questi soldi per questo cibo così salato, ma io cucino meglio di così, mia madre ha una bellissima ricetta, ma come mai qui cucinano così male? Trascorreranno 10 minuti a parlare di quanto sono disgustosi questi fagioli e sono felici a parlarne. Come dire, la donna prende un'esperienza negativa e la trasforma in esperienza positiva parlandone. Per un uomo questo è illogico. Questo è illogico per un uomo. Come? Una cosa brutta e ne parli? Per l'uomo questo peggiora il suo stato d'animo. Come dire, quindi lui ti porta fuori in questa serata romantica, tu ordini la pietanza, non ti piace la pietanza, cosa fai per salvarlo? Lui viene da Marte, ricordatelo. Che cosa credi, che lui viene da Venere? Allora parlerai male della pietanza. Lui non vuole parlare di quanto non è buona la pietanza, parlare del ristorante, non consiglierò questo ristorante a nessuno, eccetera. Nel pianeta di lei, con un'altra donna, sarebbe bello, divertente parlare di questo. Ma invece quando sei con un uomo e parli, lui vive quello come il suo fallimento, perché è come se l'avesse cucinati lui, quei fagioli, quella pietanza. Se gli parli male della pietanza è come sparargli con un mitra, così. Lui penserà, tutto quello che faccio non gli piace, quindi non uscirà più con te. Sei così sofisticata, così precisa, così pignola, così esigente, penserà, ma lui ti ama lo stesso. E quindi per risolvere questo problema cosa fa? Lui a quel punto non ti porta più fuori al ristorante, aspetta che arrivi venerdì e ti dirà,
Cosa vuoi fare stasera, tesoro? Dove vuoi andare? Ti piacerebbe fare qualcosa? Pensando di essere romantico nel chiederti cosa vuoi fare. Farò quello che vuoi tu, dirà, perché lui sa che quello che decide lui tanto è sbagliato. Quindi perché non decidi tu, penserà. E nel far decidere lei, lui non è consapevole, e lei nemmeno, questo uccide il romanticismo. Le donne non vogliono decidere tutto quando vanno fuori. Sono stanche di decidere, perché decidono tutto il giorno in casa. Quindi preferirebbero se l'uomo le dicesse: tesoro, c'è un concerto, ci vuoi andare? Compro i biglietti, ci andiamo. Lei dirà: ah, che bello. Lei si rilassa e dirà: sì, lui ha pensato a me, lui mi ama, ah, che bello, andiamo fuori, faremo qualcosa insieme, non devo più preoccuparmi di nulla, mi rilasso e mi godo la serata. E se lui programma in anticipo 5, 6, 7 giorni in anticipo, lui fa una pianificazione, programma, lei sa che usciranno, cosa succede? Con l'anticipazione aumenta la sua ossitocina, così come per me. Per venire qui, andare in aereo che non mi piace, salutare la mia nipotina, che mi manca la mia nipotina, sono nonno. Eppure posso lasciare tutto quello a casa perché c'è la ricompensa. Non mi piace andare via da casa, ma c'è un motivo, una motivazione, posso fare il sacrificio e anche l'anticipare la ricompensa, il successo, il risultato porta un aumento del mio testosterone anche nell'anticipazione. Quindi per la donna anticipare significa anche lì fare aumentare l'ossitocina. E quindi nel corso della settimana, anticipando, ne parlerà con gli amici. Ah, John mi porta venerdì a vedere questo concerto. Ne parlerà con piacere. Poi cosa indosserò? Ah, posso mettere questo vestito, quest'altro, che bello. Tutto questo significa pensare a se stessa. Quando tu pianifichi qualcosa per lei diventa un'opportunità a riflettere sui suoi bisogni, quello che è importante per lei, e l'ossitocina si produce. Lei non pensa più: ah, sono sola, nessuno si preoccupa di me. Quando si prende la responsabilità della propria felicità, lo dico alle donne, questo è il principio del 90-10. Quando il 90% della propria felicità deriva dalla propria vita, dal proprio stile di vita, dai propri amici, dalle relazioni, dal rapporto con se stessi e con gli altri, quando il 90% della felicità arriva da questo, ci sarà un rilascio, una produzione notevole di feromoni, e nessun uomo resiste al fascino di queste donne, perché un uomo istintivamente vorrà portare la donna dal livello 90 al livello 100, aumenta poi nell'uomo il testosterone. Con questo aumento di 10 punti percentuali l'uomo può attribuirsi il merito del 100% della situazione. Un tempo gli uomini venivano concepiti in maniera un po' diversa dalle donne, riuscivano a essere felici. Possiamo imparare tutto questo nuovamente. Le cose semplici sono efficaci. Pensate agli uomini come un dessert. La vostra vita, donne, lo dico alle donne, è il primo e il secondo, ma l'uomo è un dessert, quindi l'uomo deve essere in grado di fornirci quel 10% per arrivare dal 90% al 100%. Con questo si eliminerà lo stress, con questo si capirà di poter arrivare al massimo risultato.